In occasione della giornata mondiale della disabilità che viene celebrata il 3 dicembre 2017, l'INAIL di Ragusa, l'associazione Oltre l'Ostacolo, la cooperativa Esistere, le associazioni Petali del Cuore di Ragusa e l'Osservatorio Civico hanno programmato una serie di appuntamenti volti a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della disabilità. Un'importante iniziativa si è tenuta stamattina al Palaminardi, organizzata dall'INAIL di Ragusa, con l'espletamento di diverse attività come tennis da tavolo, tiro con l'arco, scherma, judo e così via. Per l'occasione è stata presentata anche la mostra fotografica a ruote libere, i normali colori della quotidianità di Roberto Corallo, assistito INAIL. L'obiettivo della manifestazione sportiva paralimpica è quello di promuovere attraverso lo sport l'inclusione e l'integrazione delle persone disabili, sensibilizzando anche i giovani all'attività sportiva. All'evento sono state invitate anche le scuole della provincia. Il CONI è vicino a tutto quello che è il mondo dello sport, quindi anche il mondo paralimpico, anzi io ritengo che la parte paralimpica è quello che poi può contraddistinguere una società un po' più evoluta che non una di quelle meno evolute, quindi è proprio segnale di attenzione allo sport a 360 gradi. E, diciamo, quali sono le difficoltà che trova un'istituzione come il CONI nel rapportarsi con lo sport paralimpico? Beh no, non sono difficoltà, semmai ci sono lavori da fare, c'è da evidenziare la sensibilità dell'opinione pubblica, perché questi ragazzi, come i ragazzi di ogni disciplina sportiva, devono provare a superare i loro limiti. Certo è bello vedere persone in carrozzino con oggettive situazioni di difficoltà che si impegnano e riescono a fare cose eccezionali, quindi deve essere assolutamente da sprono per tutti.